diciamo, depositata, diciamo la numero uno in ordine di tempo, è quella sottoscritta dal sindaco di Vallo e che prevede la nomina dell'avvocato Pasquale D'Angelo. Sì. Che prevede la nomina dell'avvocato Pasquale D'Angelo a presidente del consiglio di amministrazione di Consac e Gestione Idrica S.p.A. e la nomina di Eros Lamaida, Francesco Allegro, Roberto Cavaliere e Giacomo Scannelli a componenti del consiglio di amministrazione di Consac e Gestione Idrica S.p.A. Mentre l'altra lista, la numero 2, a firma del sindaco Malatesta, prevede la nomina nel consiglio di amministrazione del presidente Maione Gennaro e dei componenti Giuseppe Del Medico, Lucia D'Angelo, Rosa Cimmino e Carlo Pisacane. Hanno votato per la lista numero 1 D'Angiolillo, Alfano, Ascea, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgaria, Montana Antilio, Padula, Pisciotta, Rocca Gloriosa, Santa Marina, San Mauro La Bruca, Salento, Sessa Cilento, Vallo della Lucania e Vibonati. Lista numero 2 con presidente Maione, voti Atena Lucana, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montecorice, Morigerati, Omignano, Orria, Perito, Pollica, Sala Consilina, San Rufo, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Salvitelle, Sapri, Sassano, Serra Mezzana, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella. Allora, la proclamazione, quindi presidente Maione con la lista numero 2 col 52,86. E la lista numero 1 con il presidente D'Angiolillo 45,70. Manca lo 0,01 di Laurino. La mia relazione penso che rimarrà agli atti è molto chiara, però ripeto, ringrazio comunque la mia parte politica e qualche componente della mia parte politica che mi ha sostenuto e mi ha dato questa possibilità. Comunque sarò grato per questa esperienza che mi è stato consentito di poter fare, quindi assolutamente sono sicuro comunque di lasciare la Consac in buone mani, soprattutto nelle mani del presidente. Il presidente è l'avvocato Maione, col quale io ho avuto modo di lavorare e collaborare anche sul piano professionale, quindi questa almeno in un momento in cui chiaramente registro questo passaggio, ritengo effettivamente da parte mia che ci siano buone prospettive. Ripeto, gli altri componenti alcuni non li conosco, su altri non ho avuto modo di poter così verificare e approfondire le loro capacità, le loro conoscenze e il loro modo soprattutto di operare. Sono convinto, e consentitemelo, ripeto, proprio per esperienza diretta personale, sono da anni che io ho collaborato con l'avvocato Maione, che sicuramente la Consac in questo momento, premettendo che è più che legittimo che oggi la politica abbia deciso di dare una svolta, cioè nel senso di non volere una presenza tecnica nel Consiglio di Amministrazione, però ripeto, proprio perché ci tengo, perché le cose continuino in un certo modo, mi permetto di dire che sono molto fiducioso perché è stata individuata alla presidenza una persona che sicuramente farà bene. Quindi ringrazio ancora il sindaco di San Giovanni a Pio. No, prego, passo la parola al presidente. Io voglio giusto dire due parole, innanzitutto ringraziando tutti voi che avete voluto condividere
questo nuovo percorso, nell'indicarmi presidente, ma nell'eleggere un consiglio di amministrazione che ritengo sarà ampiamente rappresentativo dell'intero territorio del consorzio e lavorerà in maniera attenta, ovviamente, su tutti quanti i comuni. C'è stata, come doveva essere, una contrapposizione naturale. In qualsiasi consesso ci sono delle parti opposte, ma ovviamente tutti quanti lavoreremo per il bene del consorzio e per il bene del nostro territorio. Quindi questo è un dato indiscutibile ed è una certezza su cui, diciamo, ognuno di voi può contare. E, perché, diciamo, poi una parola devo spendere per l'ingegnere Rispoli, per il presidente uscente. Ovviamente l'elezione di stamattina non ha rappresentato una contrapposizione a quella che era stata una gestione, affatto, l'ha detto prima il sindaco di San Giovanni a Piro. E la norma da 2 anni consente che gli amministratori, la politica, possa riappropriarsi della gestione di società territoriali collegate alle loro funzioni, per cui si è scelto a livello politico di sostituire la parte tecnica nella gestione di quella società e quindi di puntare su chi ha fatto e fa politica. Ovviamente siamo tutti coscienti e consapevoli del grandissimo lavoro che è stato fatto negli anni scorsi, fatto anche tra tantissime difficoltà spesso aumentate dalla volontà di chi gestiva la parte tecnica anche di assecondare richieste dei singoli comuni. Quindi ovviamente noi che siamo stati stamattina eletti continueremo quel lavoro importante, proficuo, attento e lungimirante che è stato fatto su tanti aspetti e su tante azioni. Per cui grazie, diciamo, all'ingegnere Rispoli e a chi prima ha amministrato questo ente. Oggi abbiamo approvato un bilancio che comunque annota un avanzo di amministrazione, quindi c'è una gestione sana, poche sono le società pubbliche che possono, diciamo, vantare questo primato, per cui noi crediamo di essere all'altezza del ruolo che ci avete indicato stamattina e lavoreremo portando a termine quei progetti importanti già avviati. Grazie. Beh, l'impegno ovviamente è quello di rappresentare un intero territorio, di migliorare un sistema innanzitutto della depurazione. Siamo nel Parco Nazionale del Cilento, già col presidente del parco, che io ringrazio sempre perché è una persona credo indispensabile per questo territorio, l'amico Tommaso Pellegrino, si è già immaginato di lavorare proprio sul sistema di depurazione, perché ripeto, siamo un'area protetta, quindi dobbiamo badare innanzitutto alla cosa essenziale. Ovviamente bisogna continuare a lavorare su una progettualità che è stata messa in campo negli anni scorsi. È una società con delle difficoltà, ma anche con un bilancio oggi chiuso in positivo, per cui lavoreremo in un consiglio di amministrazione fatto di politici. C'è il sindaco di Sapri, c'è il sindaco di San Mauro Cilento, ci sono altri rappresentanti di comuni importanti, per cui potremo fare un buon lavoro. Cosa si sente di dire ai sindaci che l'hanno sostenuta? Beh, innanzitutto li ho ringraziati, è stata, diciamo, una vittoria di territorio, perché come Partito Democratico abbiamo fatto un discorso aperto al territorio, quindi ogni area vasta del Cilento ha la sua rappresentanza in consiglio di amministrazione, quindi potrà lavorare per il proprio territorio. Un grazie ovviamente a loro e una contrapposizione anche con altri sindaci che hanno proposto la loro alternativa. Ovviamente la Consec è una società di tutti i comuni, quindi lavorerà per tutti quanti i comuni e per il territorio. Leggendo tra le righe si potrebbe anche fare un'analisi politica della cosa, sarebbe una vittoria per il PD, come diceva lei? Beh, sicuramente è indiscusso che il PD abbia vinto queste elezioni, sono un candidato del PD, sono stati eletti nel Consiglio membri del PD, quindi mi sembra chiaro questo. Ma sicuramente oggi i ruoli come quelli del CONSAC svolgono un'attività particolarmente importante e quindi il fatto che oggi sia stato un confronto, devo dire, anche sereno, un confronto leale, un confronto anche sulle idee progettuali, si è andata bene, un'assemblea
che ha mantenuto certamente un grande livello di correttezza. Il fatto che ci possano essere delle posizioni diverse è anche legittimo, noi non è che possiamo chiedere sempre l'unanimità in ogni circostanza, però il fatto che ci sia stato un confronto sulle cose, un confronto sulle tante cose da fare, anche perché oggi abbiamo approvato un bilancio che tra l'altro mi fa piacere sia un bilancio sano, quindi va dato merito e atto a chi fino ad oggi ha portato avanti il CONSAC, e oggi però ci avviamo ad una stagione dove anche qui i sindaci diventano protagonisti della stagione legata ad un ente importante per il nostro territorio. È una ulteriore sfida per la politica del Valodidiano, Cilento e Alburni, è un'ulteriore sfida in termini proprio di persone che oggi rappresentano i territori, che hanno ci mettono la faccia, e faccio gli auguri a Gennaro Maione, al sindaco Maione e con la sua squadra, che oggi ci mettono la faccia e che soprattutto in termini di programmazione, in termini di coesione, perché il lavoro da fare è quello chiaramente di unire, ma soprattutto di fare in modo che il CONSAC possa diventare un ulteriore volano di crescita per questo territorio. Per quanto riguarda il Parco Nazionale del Cilento Valdidiano degli Alburni, certamente lavorerà in grande sinergia con il presidente Maione, con il nuovo consiglio direttivo e chiaramente con quello che è stato il CONSAC, così come abbiamo fatto, devo dire, in passato. Quanto importante può essere per il Parco, come diceva lei, un lavoro sinergico, oltre che con il CONSAC, anche con gli altri sindaci, gli altri rappresentanti politici del territorio? Oggi è fondamentale, oggi dobbiamo superare le appartenenze politiche ma ragionare per appartenenza al territorio. Dobbiamo mettere veramente in rete tutti i sindaci, tutte le amministrazioni, tutti gli enti, perché se oggi mettiamo in campo una grande sinergia, e il Parco più volte si è proposto di assurgere un po' al ruolo di regia per questo lavoro di unione, io penso che veramente il territorio al sud di Salerno, che corrisponde e coincide con il territorio del Valodidiano, Cilento, Alburni, io penso che veramente oggi possiamo fare un grande salto di qualità e possiamo avere soprattutto delle occasioni di crescita reale. Se oggi il messaggio è questo, se siamo uniti, se facciamo squadra, se facciamo sinergia, se superiamo le logiche personali, le logiche del piccolo orticello e guardiamo invece ad una grande comunità, perché la nostra è una grande comunità dove all'interno ci sono tanti elementi positivi ma c'è tanto valore anche in termini di risorse umane, perché ci sono delle risorse umane straordinarie sia nella politica sia chiaramente nel mondo esterno alla politica, io penso che questa è l'unica strada se vogliamo rialzare la testa e se vogliamo ridare un forte ruolo al nostro territorio e dare quindi possibilità di crescita, significa dare possibilità ai nostri figli, a chi vive il territorio, per poter investire un domani nella propria terra. A suggerire queste soluzioni fu il compianto Angelo Vassallo. Chi avrebbe avuto il coraggio che ad Acciaroli, una frazione a mare, consentisse che l'impianto venisse potenziato a servizio di tutto il comune di San Mauro Cilento e di tutto il comune di Pollica, ad esclusione della frazione Pioppi? Perché lui diceva a me, Luigi, che San Mauro ha problemi di depurazione, ma il primo che ne patisce sono io, perché chiaramente anche io ne ho direttamente addirittura riflessi negativi sull'acqua. Quell'esperienza è stata tanto positiva che oggi sapete qual è la situazione da un punto di vista ambientale della costa e in particolare di Acciaroli, Pioppi e quant'altro. Tra l'altro, 2 anni fa, la prima volta nella Campania, Legambiente, in occasione della manifestazione della Goletta Verde che Bandina ad Acciaroli, ha dato per la prima volta ad una società di gestione di questi servizi il riconoscimento e anche la capitaneria di porto in quella circostanza, che il nostro lavoro era meritevole di qualsiasi approvazione per quelli che erano i risultati che si stavano ottenendo. D'altra parte, noi con Legambiente abbiamo mantenuto sempre un ottimo rapporto, tanto è vero che il Museo del Mare, che oggi è a Pioppi, è stato anche e va avanti la gestione con una partnership di CONSAC. Tra l'altro, al piano terra di questa struttura, visitata ormai da migliaia di turisti, c'è un plastico con la rappresentazione di tutto quello che è il ciclo depurativo che CONSAC attua, con in scala rappresentato, quindi dal momento in cui l'acqua esce dal rubinetto di una casa, poi raggiunge la depurazione e quindi viene allontanata dal mare.
la valutazione non può che essere positiva, in quanto e questo diciamo mi rallegra molto, nel senso che sono sicuro che la presidenza è passata nelle mani di un sindaco, di un professionista serio e anche di un amico, per cui in questo momento io non ho nessun rammarico di nessun genere. Nel corso penso dell'assemblea, prima dell'approccio del bilancio, ho ritenuto di fare una relazione all'assemblea su tutto ciò che la mia presidenza, il consiglio di amministrazione da me presieduto, aveva portato avanti nell'interesse di Consac. L'orgoglio è quello di lasciare una società sana, una società con un bilancio attivo, una società con grandi prospettive. Prendo atto però che è stato legittimo quanto l'assemblea ha fatto oggi, cioè dal momento in cui cambia una normativa e a un certo punto la politica può subentrare nella gestione di una società come questa, e a votare un'assemblea di sindaci è più che legittimo che loro abbiano potuto fare una scelta prettamente politica e ritenere che un tecnico in questo momento probabilmente aveva fatto già tanto e quel tanto poteva essere sufficiente e che loro potessero continuare sulla strada tracciata. Quindi da questo punto di vista, da parte mia, ripeto, c'è solo un ringraziamento alla politica che fino ad oggi mi ha consentito di fare questa bellissima esperienza. Dovete pensare che io sono stato inventato al Consorzio degli Acquedotti dal mio mentore, come io lo definisco, Antonio Valiante, nel 97, quando con la carica di presidente ritenne di avere un tecnico a suo fianco. Per 10 anni sono stato vicepresidente e negli ultimi 9 presidente. Quindi non posso essere che grato alla politica, a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino ad oggi. Prendo atto di questo cambio di vertice, ma ripeto, la cosa che più mi tranquillizza è che questo cambio viene fatto nella maniera giusta, soprattutto nel presidente, una persona capacissima, leale, un amico, una persona che, col quale ho anche rapporti di tipo professionale. Quindi ringrazio ancora tutti e per Consac che ci sia un futuro sempre più radioso, anche perché è l'unica società oggi sul territorio che vive di buona salute, cioè addirittura i dipendenti percepiscono regolare gli stipendi, i premi obiettivi e quant'altro. E ringrazio non per ultimi, ma proprio perché forse è stata la parte che mi è stata più vicina in questi anni, tutti i dipendenti di Consac, dal direttore generale all'ultimo dipendente, e in particolare anche la rappresentanza sindacale dell'azienda, che con me non ha avuto mai nessun contrasto. Io sfido chiunque società che chiude accordi sindacali nel giro di un quarto d'ora, guardandosi negli occhi. L'unica cosa che mi hanno chiesto sempre i dipendenti: presidente, siamo fiduciosi in voi perché ci garantite il posto di lavoro e lo stipendio. Io fino ad oggi l'ho fatto, non solo l'ho fatto, ma addirittura nelle casse di Consac lascio un avanzo di amministrazione che non credo che ci siano molte società che oggi possono vantare, anche sul nostro territorio. Grazie anche a Set TV per il servizio sempre attento, puntuale, trasparente, al di sopra delle parti che ha sempre fatto, e questo è a vanto anche del nostro territorio. Quindi vi ringrazio ancora perché mi avete consentito di rilasciare questa intervista, ma ripeto, ringrazio tutti per quello che fino ad oggi mi hanno consentito di fare. Grazie ancora.